quattrocentesca la rivestitura in marmo bianco e verde di Santo Stefano, la bella cattedrale di Prato. Per le strade di Prato non si vedono che usci di magazzini, dove uomini seduti scelgono dalla mattina alla sera cenci vecchi d'ogni colore. Così Giovanni Papini pittorescamente riassumeva il preludio delle operazioni che stiamo seguendo. Cardati i cascami, riportati via pioccoli di fibre, la battitora li ha mischiati. Da una seconda cardatura la mista esce trasformata in un velo di fibre più omogenee. Questa tovaglia, come la chiamano, soffice e alta, dal grande tamburo detto la botte, passa attraverso rulli tagliatori che la scompartono in strisce. Spuma ancora come un'emulsione di fibre ed aria, ma la si ritorce e il filo s'avvolge sui fusi. I self-acting, poi i telai Jacquard, chiuderanno il ciclo. Con le sue 300 fabbriche, Prato dà lavoro a 20.000 operai. Produce giornalmente 100.000 metri di miste, che danno abiti alla popolazione di questa Italia non ricca, ma civile anche nella necessità umana di vestir panni.